Ok, possiamo iniziare. Post. E allora iniziamo con una domanda semplice semplice: come stanno andando questi giorni? Come si stai trovando con i compagni di squadra? Sta andando bene. Quello che chiede i mister, no? Ogni giorno, con lavoro, con intensità, e con compagni di squadra mi trovo benissimo, qualcuno ha già giocato insieme, hanno mi accolto molto molto bene, cercherò di attribuire questa cosa che hanno fatto con me. Cominciamo ad intravedere delle casacche da titolari, ma tu ci sei tra i titolari, subito in pista. Quella è una domanda un po' presta, secondo me. Io cercherò di fare bene il mio massimo per essere disponibili per il mister, no? Cerco di buscare il mio spazio nelle squadre. Va bene se il mister decide magari di lasciare in panchina, io devo rispettare perché è la sua scelta, e quando entrerò cercherò di fare il mio massimo. Senti, alle corte, gol quanti? Gol, cercherò di fare il più possibile, no? Se gioco, se parto dall'inizio. Certo, giocando. Però io come un attaccante devo fare gol, però sono contento se facciamo il nostro obiettivo che è andare in Serie A. Due Rajčević, due rivali per la stessa maglia. Rajčević è forte, è un bravo giocatore, però è una bella... abbiamo una bella competizione di... Ma siete diversi, no? Sì, dipende come chi è di mister, no? Ognuno ha la sua caratteristica, no? Io preferisco di fare movimento davanti all'area di rigore, sempre che possibile, stare in area di rigore per finalizzare, fare gol. Tutti e due alti. Lui è più alto di me, però tutti e due hanno qualità per giocare, quindi deciderà il mister. Lui è più alto, però tu sei bravo con i colpi di testa, mi sa. Un po' di gol di testa l'ho fatta, no? Certo, mi stacco bene da fermo, però anche lui di testa, per sé più alto, secondo me è più facile per lui. Sì, è brasiliano, piedi e testa. Piede non ce l'ho tanto, però più no, di testa, no. Però cerco di migliorare ogni giorno nell'allenamento, quindi cercherò di fare il massimo. Senti, possiamo dire che arriva a Bari con un anno di ritardo? Arriva a Bari, scusa? Con un anno di ritardo. Va bene, a gennaio abbiamo parlato, no? di questa possibilità, e l'Spezia non mi ha lasciato partire anche perché non voleva rinforzare le squadre avversarie, no? E alla fine sono venuto qua, questa scelta per me è stato benissimo quando ho parlato ancora con loro, e quindi ho fatto una bella scelta con una bella piazza che ho giocato contro come tifoseria tutto, e sono contento di essere a Bari. Veramente sei arrivato con 8 anni di ritardo, perché se io ricordo bene il tuo procuratore Alessandro Moggi voleva portarti ai tempi del Bari di Conte. Alessandro? Quindi, Moggi? No, io non avevo tutto. Cioè, no. Segnalato a Conte. Quello veramente non lo sapevo. Infatti quando sono venuto in Italia c'erano dei strani con Davide Lippi che gestiva le cose. E ora con questo sinceramente non lo sapevo niente. Senti, finalmente non fare gol al Bari, è una delle tue vittime preferite. Il primo in Serie A San Nicola l'hai fatto al Bari, l'hai fatto in quegli altri tre, quindi almeno questo finalmente è scongiurato. È capitato, lì sono stato nel momento giusto, con un compagno che mi ha passato la palla e sono riuscito a fare gol. Adesso che sono a Bari spero di fare gol contro il... Parti con un detto. E fai parte delle... sono professionista, no? Quando si ha l'occasione si deve fare gol, no? Quindi adesso che sono a Bari spero di fare più gol con Bari. Senti, allo Spezia che ti ha fatto un po' arrabbiare, quanti ne vorresti fare? Guarda chi, con le Spezia io ce l'ho contro la società, quella che mi hanno fatto, adesso non voglio più parlare. È rimasto tanti compagni lì che, dico la verità, qualche partita che sono a casa magari lo seguirò perché sono amici. Però io sono professionista, ho giocato lì, però se vado in campo contro le Spezia cercherò di fare gol, perché io sono attaccante e vivo di gol, quindi devo fare il mio lavoro. Ti chiami Nenè perché la nonna ti chiamava Nenè, se non ho letto male, e non sei il più grande di questa squadra, però ti chiedo, gli stimoli a 34 anni quali sono per questa avventura? Guarda, secondo me tutti che sono alla Bari sono grandi, con giocatori che sono passati in tante squadre e sono fortissimi, no? Grande intento d'età. Sì. Okay. ci sono giocatori. L'estima è quella che ho detto prima, no?
di cercare di fare bene con 34 anni, dirò che non è facile, però io ho tanta volontà di fare bene, quindi sono venuto a Bari con questa mentalità e cercherò di fare sempre bene con l'età che ho. Senti, grosso, che impressione ti ha fatto questi giorni? Ti dico la verità, è uno che lavora tanti con possesso palla, questa cosa qua, cerca di giocare, di fare movimento. Tanto di allenatori che ho visto, che sono venuti anche da Cali e Spezia, è uno che cerca più di lavorare la parte con la palla, tattica, anche lavoro che fai con, insomma, adesso in ritiro, più con la palla che lavoro atletico. Quindi è un lavoro, a me mi piace. E lui cercherà di fare sempre bene. Poi si è schierato al centro dell'attacco con due esterni offensivi, soprattutto in Pruta e Galano. Ti piace comunque come composizione, come modulo? Preferisci giocare con una punta al fianco, magari anche qualche stare strada? Ti dico la verità, io l'ho provato tutti e due i mobili, no? Sono giocato con due davanti a Cagliari, che giocava sempre così, con tre quartisti e due davanti. Alle Spezia facevo quasi sempre 4-3-3. Quindi io sono abituato a fare 4-3-3. Però ti dico la verità che se giochiamo con due davanti non ce l'ho sempre un punto di riferimento, sì, in due. Per il difensore secondo me sono più difficili, no? Però il mister ha la sua idea e dobbiamo rispettarlo. Parlando di gol, il tuo massimo è stato di 11 in una stagione. L'obiettivo, sì, è quello di superare. Sì, sempre. Devo sempre superare quelle che ho. Quindi ho vissuto 11 gol con il Spezia. È stata la mia migliore stagione con gol, cercherò di fare ancora di più. Senti, questa coppia magari con Floro Flores, adesso vi abbiamo visto poco insieme, come eventualmente la vedresti? Cosa vuol dire di Floro Flores? È un giocatore fortissimo, no? Quindi siamo là, due giocatori, io, Floro Flores, se giochiamo insieme sono sicuro che faremo bene. Anche lui è fortissimo, adesso mi sa che si sta recuperando da quelle che degli infortuni che ha avuto l'anno scorso, però non c'è niente da dire da lui, è un giocatore forte e tutte le squadre devono stare attente con se giochiamo noi due insieme o se gioca con Heidi, chi deve giocare. Va bene, altre domande? Grazie. Okay. Posto, grazie.